ufficiato in se stesso degli autoritarismi, del fascismo, del nazismo, del fallimento dei sistemi democratici britannico e francese soprattutto. E gli Stati Uniti sono riusciti a tirare prima se stessi e poi il resto del mondo dalla recessione. Ci sono varie osservazioni che possiamo fare. Prima di tutto ci hanno messo un decennio e una guerra mondiale. E questa volta sembra, anche se la recessione non è finita, chiaramente, non ci vorrà quel tipo di quell'arco di tempo, e i costi sono molto molto minori, per quanto soffrono gli Stati Uniti e la Britannia, l'Islanda, l'Irlanda e altri paesi che sono stati colpiti fortemente. Ci sono tutti i sistemi di assistenza sociale che hanno attutito molto gli effetti catastrofici dell'anno 30 in tutto il mondo. Perciò qualcosa abbiamo imparato. L'esperienza è fare altri errori, non gli stessi. E adesso stiamo facendo altri errori. Per quanto riguarda il cambiamento di immagine e quello che aveva promesso Obama durante la sua candidatura, possiamo credere, anche altri interventi hanno parlato del cambiamento dell'immagine degli Stati Uniti. Obama ha, anche prima di essere eletto, aveva già cambiato un po' l'immagine degli Stati Uniti. Da allora, anche se non ci sono trattati, non ci sono immagini fallite, il Medio Oriente non è andato avanti, si continua a combattere in Afghanistan, Iraq non si chiama combattimento, ma continuano a morire. Però l'immagine degli Stati Uniti all'estero è molto cambiata. Quando un presidente degli Stati Uniti va alla prima università musulmana del Cairo e parla, è un messaggio molto forte. Continua a parlare